Si è tenuta lo scorso sabato presso la sala del Consiglio Comunale di Cortona la cerimonia di restituzione alla comunità parrocchiale di Cegliolo del dipinto di Matteo Rosselli, Incredulità di San Tommaso, trafugato nel 1974 dalla cappella annessa alla Pieve di Sant'Eusebio, recuperato recentemente dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma. Il dipinto è stato restituito alla collettività nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla parrocchia di Sant'Eusebio dai Lions Club cortonesi con il patrocinio del comune di Cortona. È un'opera di un importante artista del 600 fiorentino, di Matteo Rosselli, che era a capo di una importante bottega presso la quale fra l'altro si sono formati numerosi altri artisti fiorentini più giovani che poi hanno raggiunto vette importanti. Il dipinto è arrivato a Cortona perché faceva parte delle collezioni della famiglia Venuti, della collezione dipinti della famiglia Venuti. E la famiglia Venuti aveva la grande villa, il grande palazzo di famiglia in località Catrosse, alle pendici di Cortona, vicino appunto alla chiesa di Sant'Eusebio, e ricadeva all'interno della pievania del circuito plebano di Sant'Eusebio, chiesa nella quale la famiglia Venuti aveva anche una importante cappella di famiglia. Per i sentimenti, diciamo così, di religiosità, di rispetto nei confronti di questa chiesa nel cui circuito loro ricadevano, via via negli anni hanno fatto dono di singoli quadri della loro collezione alla chiesa di Sant'Eusebio. Questa Incredulità del San Tommaso è uno di questi quadri. È un quadro che è pienamente espressione della pittura controriformata fiorentina, cioè un tipo di pittura, ed è un pittore che ha pienamente assorbito i dettami della riforma del Concilio di Trento. Un'opera che ricorda un tema estremamente attuale. Gesù Cristo a Tommaso, che non ci credeva, gli disse: metti la mano nel mio costato. Gli disse anche: beati quelli che pur non vedendo crederanno. Cioè, la fede cattolica non è fatta di andare a mettere le mani, pretendere il miracolo a ogni piè sospinto, ma è quella di fidarsi di Dio. Che quest'opera che ritorna nella Pieve di Sant'Eusebio insegni ancora a fidarsi di Dio. Da oltre 50 anni il Lions Club Cortona Valdichiana Oste, da oltre 30 anni il Lions Club Cortona Corito Clanis operano in questo territorio. Oggi assieme hanno coordinato la restituzione di quest'opera importante alla comunità parrocchiale di Sant'Eusebio. Grazie ovviamente all'intervento del Comando Tutela Patrimoniale di Roma, dell'Arma dei Carabinieri, attraverso il patrocinio del Comune di Cortona, i Lions hanno testimoniato ancora una volta in maniera contemporanea la loro presenza nel territorio. E Monsignor Riccardo Fontana svolge un ruolo importante per la comunità di Sant'Eusebio. È stato il primo vescovo che ha prestato la dovuta attenzione a quella pieve, come abbiamo detto una pieve longobarda, che rischiava di cadere. Il tetto era proprio arrivato in un punto di non ritorno. Ecco, grazie al suo intervento, l'intervento della CEI, l'intervento della comunità, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona che ci ha erogato un finanziamento, siamo riusciti non solo a ripristinare il tetto in un buono stato conservativo, ma anche a recuperare tutta la chiesa. In questo momento sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria della canonica.